diciamo scientifici, anche un po' per i relatori che siedono con me oggi in questa università, a questo tavolo. Lo ricordo, il master in soft target e sicurezza pubblica è al suo quarto anno, si sta sviluppando sempre di più e interessa non solo appartenenti alla pubblica amministrazione, quindi funzionari e dirigenti della pubblica amministrazione, ma è esteso anche a tutti gli studenti della LINC. La LINC è un'università che in questi anni ha raggiunto grossissimi traguardi. Tenete conto che gran parte dei ministri della Repubblica che oggi sono stati nominati sono docenti in questa università. Passo subito alle presentazioni, partendo dall'autore del documentario, che è Paolo Cochi, con il quale abbiamo svolto e sviluppato insieme un'inchiesta giornalistica sul caso di Via Poma, che va in pratica a non a confutare ma a riesaminare alcuni elementi che sono emersi durante i tre gradi di giudizio e durante le fasi dell'indagine preliminare. A fianco a me abbiamo Carmelo Lavorino, che qualcuno di voi conoscerà, è un criminalista, è un criminologo di fama internazionale, fu uno dei primi e l'unico ad interessarsi veramente del caso di Via Poma, addirittura sviluppando delle controperizie fatte con metodologia scientifica che all'epoca era diciamo fantascienza per le indagini diciamo difensive. È autore anche di due libri su Simonetta Cesaroni, Via Poma, l'inganno strutturale, che la dice appunto lunga sugli errori e su proprio la mancanza di struttura dell'architettura investigativa delle prime indagini, e poi il delitto di Via Poma sulle tracce dell'assassino. Ancora a fianco abbiamo il professor Giorgio Bolino, autore del libro Le indagini medico-legali sulla scena del crimine. È un medico legale che si è occupato del caso di Via Poma, ma anche di altri casi internazionali. Il caso di Dennis Bergamini, ha svolto una consulenza per quanto riguarda la morte di Pino Daniele, quindi anche sul caso Cucchi. E quindi ecco, è particolarmente ferrato sulla materia, e rivelerà alcuni particolari non debitamente affrontati nella prima fase delle indagini preliminari. Adesso passo la parola a Paolo Cochi, che appunto ci argomenterà come è stato svolto, è stata ed è stato creato questa seconda edizione del documentario. Sì, buonasera a tutti, innanzitutto grazie per essere qui. Questo lavoro è un lavoro di approfondimento, quindi un documentario che va a implementare quello che è stato fatto lo scorso anno nella trasmissione televisiva che abbiamo fatto su Extra TV, e viene fatto in virtù di una rianalisi completa che ho fatto sugli atti processuali, quindi andando a riverificare tutto quello che era il materiale a livello investigativo dal 1990 fino alla fine del processo Busco, e ho voluto implementare questo documento televisivo con alcuni dati. Successivamente pubblicheremo un libro con il professor Bruno e l'avvocato Loria, dove verranno nello specifico documentati ulteriormente in maniera visiva anche gli atti di queste, non voglio dire novità, però cose che sono rimaste un po' nascoste di questo caso. Vorrei specificare che questo documentario non ha scopo di lucro e quindi si basa su una ricerca documentale e scientifica. Detto questo, lascerei spazio anche agli altri ospiti. Ecco, Carmelo, si è occupato sin dalle prime fasi delle indagini di diciamo confutare quello che era stato raccolto dagli operanti durante il sopralluogo sulla prima scena del crimine. Appunto, ecco, proprio sulla scena del crimine tu hai fatto e tratto delle considerazioni importanti circa l'arma del delitto, la posizione dell'arma del delitto, la territorialità e non territorialità di chi aveva prima ucciso e poi ripulito l'appartamento, quindi distinguendo le due figure criminali. Ecco, come nasce il tuo avvicinamento al caso di Via Poma e come si è sviluppato nel corso di questi anni?
il mio avvicinamento al caso di Viapoma nasce da interessi professionali, culturali e personali, e poi affiancai l'avvocato Raniero Valle in seguito, quando figlio venne indagato come assassino di Simonetta Cesaroni con la complicità del portiere Pietrino Vanacove, e ricordo che lo facemmo prosciogliere già in sede di udienza preliminare. Quello che possiamo dire sul delitto di Viola da Poma, 7 agosto 1990, che è il delitto che in effetti segna lo spartiacque tra la vecchia analisi criminale e la nuova, sull'importanza della scena del crimine, perché sino a quel momento la scena del crimine, anzi le scene del crimine, venivano contaminate, inquinate, non prese in seria considerazione. Poi ci accorgiamo anche che quel tipo di investigazione ci fu molto pressappochismo, questa è una mia analisi personale, e ci furono anche diversi errori analitici, congetturali e di impostazione. Ho lavorato su questo caso a livello di ipotesi multiple, perché si lavora sempre così, non si deve mai seguire una via, si devono seguire tutte le vie contemporaneamente, non si devono perdere dati, bisogna individuare tutti gli indicatori del crimine, quelli proprio il momento zero, quando è successo il fatto, qual è stata l'arma del delitto, chiamiamo la tecnica criminodinamica, la possibilità e la contestualizzazione dell'intervento di tutte le persone che possono essere implicate in una maniera o in un'altra. Sul caso di Viapoma arrivai a queste conclusioni che ancora nessuno ha saputo smentire, tanto che le conclusioni che non riescono a smentire cercano di tacitarle con il loro silenzio. Punto numero uno. Sono del parere che non abbiamo due scenari: o che la ragazza è stata uccisa dopo le 17.35, come ritengono alcuni, o altrimenti che sia stata uccisa prima. Io ritengo che Simonetta Cesaroni, e con altissime probabilità, sia stata uccisa prima delle 17.35, prima delle 17. Questo sta a significare che quelle due telefonate che Simonetta Cesaroni avrebbe avuto con una delle testimoni, Luigia Berrettini, assolutamente o non è mai avvenuta, o se è avvenuta, la persona che diceva di essere Simonetta Cesaroni non lo era. Poi voglio anche ricordare questo aspetto che è essenziale. Abbiamo una testimonianza molto forte di Maria Luisa Sibilia, una delle impiegate, la quale dice che lei era tornata quella mattina dalle ferie e dice di essere tornata e di non avere trovato il proprio tagliacarte sulla propria scrivania, tanto che per aprire della corrispondenza si è fatta prestare il tagliacarte da qualche collega. Questo tagliacarte poi è stato rinvenuto dalla polizia la sera, lavato e pulito sulla sua scrivania, e dell'arma del delitto a tutte le compatibilità strutturali, metriche e morfologiche per essere tali. Allora noi abbiamo che il tagliacarte è stato usato per uccidere la ragazza all'interno della stanza del capo ufficio, il dottor Carboni, dopodiché qualcuno ha lavato l'arma del delitto ed è andata a riporla sulla scrivania di Maria Luisa Sibilia. Cosa ci indica questo? Ci indica che l'assassino oppure il pulitore è un territoriale dell'ufficio, perché sapeva che il tagliacarte apparteneva a Maria Luisa Sibilia, ma non sapeva assolutamente che Maria Luisa Sibilia alle ore 11 lo aveva cercato, e questo restringe a livello logico, tecnico, investigativo e criminologico il cerchio di determinati sospetti. Poi una cosa importantissima è che qualcuno ha appoggiato sul ventre squarciato, trafitto di Simonetta Cesaroni il suo top bianco di Pizzo Sangallo, però questo l'ha fatto almeno 45 minuti dopo che la ragazza è stata uccisa. Perché? Perché il top non era assolutamente insanguinato, non era sporco di sangue, significa che il sangue si era essiccato, si era seccato. E questo è potuto accadere soltanto almeno 45 minuti dopo. Allora ci troviamo di fronte a un soggetto criminale assassino che ha ucciso la ragazza in overkilling, quindi in 9 pugnalate, in preda a un'ira bestiale, scegliendo a livello simbolico
le zone da colpire, quindi più che scegliere lui, gliel'ha fatto scegliere la parte arcaica del cervello, la parte bestiale, la parte demoniaca, l'ES, eccetera. Dopodiché è venuto un punitore che 45 minuti dopo, in un atto di pietas, di disfacimento del crimine, di Anduin, di negazione psichica, ha coperto con dolcezza quella parte del corpo della ragazza che era rimasta là nuda. E allora ci troviamo un assassino che lascia la ragazza nuda in una posizione sbagliata e poi un soggetto punitore che arriva dopo e ricompone la scena. Sono del parere che l'assassino è un soggetto, quindi, che territoriale, violento, narcisista, non ammetteva di essere contraddetto, fa parte e protetto da un gruppo di persone molto intelligenti e usa la mano sinistra e soprattutto l'inganno strutturale di fare spostare l'orario del delitto dalle 17.35 a seguire lo ha protetto sinora. Allora, grazie Carmelo. Adesso passo la parola al professor Giorgio Bolino per poi passare alla visione del film. Allora, professore, la scena del crimine, quindi l'indagine medico-legale che partì all'epoca ma diciamo si è conclusa poi nell'ultimo grado di giudizio, cosa avete rilevato nel rilevare questa indagine? Ma, io sono d'accordo un po' con tutto quello che ha detto Laurino, è un autore di questo omicidio che ha segnato effettivamente uno spartiacque, come si diceva poc'anzi, nella metodologia investigativa, tra quello che non si faceva e quello che da allora in poi si è cominciato a fare in maniera sistematica, strutturale, proprio per dare una veste scientifica alle fonti di prova che poi diventano tali nell'ambito della discussione dibattimentale. E nel mio testo, veramente recente, è stato pubblicato non più di un mese fa, ho voluto inserire questo caso non con la pretesa di dare neanche lontanamente delle prospettazioni risolutive, ma proprio come ammaestramento, perché questo è il caso prototipo del delitto irrisolto e che verosimilmente tale rimarrà, anche se abbiamo molta schiera di investigatori e detective di livello che sono alla disperata ricerca di una verità. Perché è un delitto che probabilmente rimarrà irrisolto? Perché un prototipo spartiacque tra quello che non si faceva e quello che da quel momento si è cominciato a fare? Perché effettivamente la scena del crimine è abbastanza semplice, non è un delitto all'aperto, è un delitto in un ambiente chiuso, anche se è costituito da diverse stanze, da diversi vani, ma abbiamo tutta una serie di elementi che a livello investigativo dovevano, non solo potevano, già all'epoca essere oggetto di una maggiore attenzione, di uno scrupolo investigativo, cioè i computer, le entrate e uscite di quel palazzo, i punti di passaggio, i punti di smaltimento di determinati sistemi utilizzati per pulire in maniera peraltro anche abbastanza grossolana l'ambiente, quindi penso a cassonetti di scarico, eccetera. Ora ci si deve domandare se tutto questo è fatto. E la risposta è in maniera sicuramente sufficiente, perché altrimenti non staremmo qua. Però anzi, il fatto che poi nel mio ristretto ambito, quello prettamente medico-legale, effettivamente l'analisi è piuttosto carente, anche nella raccolta delle prove biologiche che le fotografie, senza andare a fare ricerche di chissà quali difficoltà, mostrano chiaramente essere presenti molteplici, più distretti, facilmente raccoglibili, difficilmente analizzabili all'epoca dove la tecnologia non consentiva certo quello che al giorno d'oggi è possibile, ma ricordo a me stesso che comunque erano anni in cui almeno e quantomeno le analisi emogenetica forense, quindi gruppali, sottogruppali, sul sangue, sulla saliva, su strutture biologiche e quant'altro, erano assolutamente eseguibili e, pur non essendo assolutamente specifiche come quelle che oggi ci offre la tecnologia dell'impronta genetica, comunque offrivano
delle grandi risposte, anche perché dobbiamo pensare che la cerchia degli indagati, comunque, essendo un assassino ambientale, non può essere certamente infinita. È chiaro che questi sono casi da dove si parte da un quesito fondamentale, che è quello dell'epoca della morte, perché l'epoca della morte è un momento con il quale bisogna confrontare le ipotesi investigative, le testimonianze, gli alibi, e in un ambiente di questo genere, anche protetto, perché mi risulta che era anche chiuso all'esterno, senza una ventilazione, eccetera, l'analisi dell'epoca della morte non è difficilissima. Non dico che è facile, perché ahimè ancora nel 2018 si tratta di una diagnosi complessa, però se si interviene entro le 12 ore con anche quel minimo basilare di semeiotica medico legale, certamente non ci si deve poi lambiccare il cervello partendo dal contenuto gastrico, che in vero insomma è una delle analisi può corroborare e contribuire, ma certo non è quella che principalmente utilizziamo per dire un soggetto è morto all'incirca tra le ore e le ore insomma, è evidente che la temperatura corporea, la rigidità seguita anche nel tempo e la disposizione delle ipostasi ci dicono delle informazioni che al limite possono essere confrontate anche con il contenuto gastrico per avere un ulteriore elemento di giudizio, ma dalle quali evidentemente non si può prescindere. Poi per il resto sono d'accordo con tutto, mezzo impiegato, l'overkill come meccanismo psicologico, questo è un prototipo di femminicidio, di dove per femminicidio non intendiamo, come ben sapete, l'uccisione della femmina, ma l'uccisione della donna in quanto omicidio di genere, quindi con una motivazione psicologica ben definita. E questo è un triste prototipo anche dentro questo profilo di femminicidio, che probabilmente ci avrebbe dovuto condurre a un'attività investigativa un po' più attenta e modulata alla ricerca di una verità che gli immagini familiari sono disperatamente... Perché ricordate che quando si parla di questi casi c'è sicuramente l'interesse, l'ansia investigativa, c'è ovviamente la pietas, cioè l'avvocanza, la polina, il confronto della vita, ma poi c'è il contesto amicale, familiare, eccetera, che ha una ferita aperta alla quale si spera di dare delle risposte nei tempi più ragionevoli possibili, ormai di tempo qui nel passato, ma non disperiamo che con ulteriore analisi, qualche si sono fatti anche per questo, per essere esaminati a distanza di tempo e magari diciamo si seguono dei percorsi con tecnologie più moderne che possono portare a una soluzione. Allora, grazie Giorgio. Passo la parola a Paolo Coti proprio sulla, su questo punto. Noi abbiamo fatto una inchiesta giornalistica che verte su questo punto e su altri punti, proprio sull'orario della morte. Sì, abbiamo verificato, mi è venuto in mente di verificare i bar aperti in quell'orario e in quel giorno nella zona di tragitto Lepanto via Carlo Ponte. Esatto, tragitto della Simonetta, che è fatto dalla fermata di Lepanto, quelle due strade, via Lepanto e via Ferrari, e anche le limitrofe. È risultato che agosto 90, questa è una ricerca che abbiamo fatto in circoscrizione all'epoca, ventesima circoscrizione, è risultato che l'unico bar aperto in quella zona lì, in quelle vie lì, era il bar di Piazza Mazzini, proprio dove vanno a prendere il caffè i due portieri, e abbiamo appunto un discorso di riscontro documentario. Quindi io volevo fare una domanda al professore, visto che è qui, colgo l'occasione. Dunque, sappiamo che Simonetta ha finito di mangiare all'1.30 circa, no? E mangiò un po' di riso con poco pesce, queste furono le parole della mamma al processo. E in virtù di questa indicazione, e considerato il fatto che è molto difficile che possa aver mangiato, se non impossibile, vista anche questa ulteriore ricerca che abbiamo fatto,
Che cosa si può dire? Si può restringere un po' il campo sull'orario della notte, da quello che diceva Carella Prada? Se partiamo da un dato cronologico netto, cioè si sa con precisione quando è avvenuto l'ultimo passo, il contenuto castrico ha un certo significato nell'ambito del giudizio tanatologico, altrimenti si dice semplicemente che c'è lo stomaco, un residuo, però non si sa collocarlo in una indicazione cronologica accettabile. Pasto ricco di carboidrati e proteine, quindi un pasto che non ha particolari necessità di elaborazione all'interno dello stomaco per transitare successivamente nell'intestino, come magari un pasto particolarmente ricco in fibre o in grassi, per cui diciamo che il tempo di svuotamento dello stomaco un pasto di questo genere è mediamente pari a 2-3 ore circa. È chiaro che è un'indicazione di massima che in un contesto investigativo può avere il suo significato, soprattutto se grazie a questa analisi abbiamo una indicazione precisa su quando è avvenuto l'ultima introduzione di cibo nello stomaco, perché se non abbiamo questo dato l'indicazione delle 2-3 ore lasciano il tempo che trovano e restano di appena. Quindi siamo sull'orario delle 4:30-5 all'omicidio. Stando a questi dati sì. Poi un'altra domanda, approfitto e poi brevemente poi lanciamo, vedremo un pezzo, un brano del documentario. Noi abbiamo visto delle chimosi, no? Sulle foto di Simonetta Cesaroni sulla scena del crimine e sul tavolo autottico. Ci sono delle chimosi al collo, io ho portato anche le foto, e sulla mano. Quindi è ipotizzabile un strangolamento? No, comunque un'interazione tra le due, tra la vittima e l'assassino. Ma io direi che più che ipotizzabile è praticamente certa. È una giovane donna, la finezza della salute, è chiaro che cerca di difendersi da un'aggressione che magari appunto non si attende e che si reitera anche probabilmente dopo il decesso. Quindi con questo atteggiamento di sopraffazione di overkill, per cui le crimosi sono anche abbastanza ben evidenti nelle immagini dell'epoca, nelle fotografie dell'epoca, sia a livello delle mani che a livello di altre strutture del corpo, non soltanto la regione cervicale, se non sbaglio il fianco, cioè, quindi è evidente che c'è un'interazione stretta tra l'aggressore e la vittima e quindi queste chimosi le possiamo definire come anche lesione da difesa e quindi non c'è nulla di strano, anzi direi che è la prassi in delitti di questo genere. Allora io vedrei un attimino qualche minuto di questo nuovo documentario per introdurvi anche a livello di atmosfera in questo caso, e poi continuerei il dibattito con altre domande magari al professor Lavorino e a te pure, perché ci sono alcune cose che adesso vedrete molto interessanti, nuove da sviluppare.